Buonasera Bruno Casini, che oggi ho il piacere di intervistare in occasione dell'uscita del tuo ultimo libro, Felici e Maledetti, che fine ha fatto Baby Jane, che devo dire ho letto con grande curiosità e molto piacere. È un libro che racconta un periodo di Firenze particolarmente interessante dal punto di vista dell'avanguardia, della moda, del fashion. E mi chiedevo, come mai Firenze? E perché in quegli anni, negli anni Ottanta, perché è stata scelta questa città? Ma è una domanda che mi fanno spesso, perché poi il decennio degli anni Ottanta è stato un decennio abbastanza creativo per Firenze, di grande impatto culturale, eventi, ne ha parlato la stampa non solo italiana, anche la stampa estera, insomma. Ma io penso che Firenze, dopo un investimento negli anni 70 di luoghi, spazi, gruppi, etichette discografiche indipendenti, negli anni 80 tutto questo investimento, questa sperimentazione degli anni 70 sia uscito fuori allo scoperto, insomma. Dalle cantine, dagli spazi off, siamo passati agli spazi un pochino più spettacolari. E quindi nasce questo bellissimo periodo, che appunto sono gli anni Ottanta, mitizzati, inseguiti, braccati da scrittori, giornalisti, musicisti, insomma, ancora oggi nel 2012 si parla di quel periodo, un periodo di grande fermento. Io penso sia anche un investimento della città negli anni prima. Nel senso che la città ha fatto in modo che nascesse questo movimento offrendo delle opportunità, Sì, immagino. per esempio per la musica, per esempio, io cito il Banana Moon, che è uno spazio sperimentale che nasce nel 77 e dà via appunto il rock italiano, dai Gazze Nevada, ai Caffè Caracas, dai Disquiantos, ai Luti Croma, che poi negli anni 80 sono diventati i gruppi più inseguiti dai giovani e dai gruppi indipendenti. Questo per la musica, le etichette discografiche indipendenti, Materiali Sonori, che è un'etichetta che esiste ancora dopo quasi 32 anni, ha investito su tanti gruppi che poi in quel periodo nessuno li conosceva, poi sono esplosi. Guarda Litfiba, i Tuxedo Moon di San Francisco, e tantissimi altri. Quindi io penso che tutto quell'esplosione mediatica anche di Firenze, che poi coinvolge anche la moda, coinvolge il design, le arti visive, il teatro, insomma, sia un po' uscito da questo investire negli anni 70. Negli anni 70 c'è stato un investimento molto underground che poi alla fine è esploso. Non ha saputo stare più nel sotterraneo ed è venuto fuori alla luce. Tu hai citato il Banana Moon, un locale storico di Firenze, e al quale hai anche dedicato un libro. Anche in Felici e Maledetti ti riferisci ai locali fiorentini, al clubbing. Qual è stato il ruolo, di questi locali nella socialità degli anni Ottanta? Ma guarda, devo dire che i locali negli anni Ottanta stranamente diventano dei posti non solo di intrattenimento, ma anche di creatività, perché la discoteca che diventa galleria, la discoteca che diventa palcoscenico teatrale, la discoteca che diventa spazio di sperimentazione di tante cose, di grande contaminazione. Io mi ricordo, ho assistito a tantissime mostre di artisti giovani non solo, che negli anni 80 facevano mostre nei club. Io mi ricordo un giovanissimo che è Tering, al Tenax di Firenze, che era venuto a Pisa per fare questo meraviglioso graffito, forse l'unico graffito che c'è in Italia, che è proprio dietro la stazione ferroviaria di Pisa, e lui per 2 mesi ha soggiornato in Toscana e veniva spesso in discoteca e faceva tutti questi disegnini sui muri, nei bagni, nella zona del bar. E come lui, ora Caetini poi è diventato quel che è diventato, purtroppo poi nel 91 lui è mancato, ma molti artisti sono nati un po' in questi spazi. E
E non solo la musica o comunque tutto anche il fenomeno dei DJ, dell'elettronica, della sperimentazione, ma anche per quanto riguarda le arti visive e la performance, no? Io mi ricordo che molti club fiorentini davano spazio a tutte quelle compagnie di teatro, dai Magazzini Criminali ai Krypton, gli Orient Express, che poi oggi sono diventati, tra virgolette, teatro molto tradizionale, perché insomma, i Magazzini Criminali non esistono più, esiste la compagnia di Lombardi Tiezzi, di Federico Tiezzi e Sandro Lombardi, che fanno un teatro molto di grande tradizione, come anche i Krypton di Giancarlo Cautoruccio, che fanno un discorso sì di avanguardia, ma nella tradizione. Quindi io penso che tutto questo fermento, anche molto giovane di quel periodo, sia nato un po' in questi spazi. Cioè, in quel periodo la galleria era una cosa un po' off. Cioè, si preferiva più investire in questi spazi nuovi, che era il videobar, era il club, che era lo spazio occupato, la cantina dove si facevano le prove, e quindi si facevano questi eventi, si programmavano questi spazi. Ma cosa rimane a Firenze oggi di questo periodo? Cosa resterà degli anni Sì. 80? Cantava Raff qualche anno fa. Ma guarda, Firenze è una città ancora molto, molto interessante, non è che io racconto, il mio non è un amarcord, non è un ricordo, sì, io più che altro racconto di quello che era Firenze, però Firenze poi negli anni 90 è andata avanti, negli anni 0 è andata avanti, c'è tantissimi spazi, luoghi, etichette. Certo, la cosa che mi manca di quel periodo è la contaminazione, no? Cioè, nel senso che intanto i club erano un punto di ritrovo, un punto di contatto con gli altri, con il mondo esterno, no? Cioè un punto di rincontro dove ti divertivi, però parlavi di progetti, di video, di documentari, di produzioni teatrali, per esempio tutta la faccenda dell'Eneide, dell'Itfiba, dello spettacolo teatrale dei Krypton con Litfiba, è nata una sera al Tenax, dove appunto il regista di Krypton ha incontrato i Litfiba e gli ha chiesto questa collaborazione per la musica. Cioè, ecco, questi luoghi erano un posto dove si progettava. Noi dormivamo poco, devo dire la verità, perché poi la mattina molti di noi poi lavoravano anche, perché poi questi lavori che facevamo, essendo molto giovani, non ci potevano permettere, quindi ognuno di noi, io facevo il supplente di lettere, di filosofia, quindi alle 8 del mattino andavo a insegnare agli studenti filosofia alle scuole magistrali. Però ecco, questi locali erano un punto di incontro. Non c'era internet, non c'erano chat, non c'erano SMS, non c'erano cellulari, quindi quello che avevamo era il fax. Cioè, la cosa per l'avanguardia culturale era il fax, perché il PC ancora non era arrivato, perché arriva alla fine degli anni 80, agli anni 90, quindi era bello la sintonia e lo scambiarsi idee. Ma senti, tu racconti molte storie, parli di tanti personaggi che hanno riempito la tua vita, quindi hai fatto un sacco di incontri. Prima hai nominato Kate Haring, ma ce ne sono moltissimi altri. C'è un incontro in particolare che ti ha segnato? Beh, devo dire l'amicizia con Tondelli, insomma, è stata molto importante, perché Vittorio Tondelli nell'81-82 viene a stare a Firenze, ci sta per 4-5 anni, scrive Camere separate, le scrive a Firenze, il suo ultimo romanzo Prima della morte, e Tondelli è stata una figura, un grande amico, una persona con cui uscivamo, andavamo ai concerti, andavamo a vedere le cose di teatro. Stavamo insieme, nel senso che si chiacchierava, è una figura che per me è stata molto importante, nel senso anche proprio come Formativa. maturazione, come approfondire. Ma Firenze era molto, quel periodo era molto vissuta come una città molto di grande fascino, e quindi io ho citato Tondelli, ho citato Kate Haring, però Fernanda Pivano veniva spesso a Firenze, Steve Piccolo della Lounge Lizard. Lounge Lizard è un gruppo newyorkese che viene a suonare a Firenze al Tenax una sera, e uno di loro si ferma e rimane a Firenze per 4 anni. Eddie Newton e Clock TVA
gruppo elettronico inglese, arriva a Firenze, fa un concerto e si ferma, si compra la casa nel Valdarno. Come dire, è una città in cui David Levitt ha vissuto per 3 anni a Firenze, Levitt, scrittore americano. Cioè, una città in cui la gente veniva e David Byrne dei Talking Heads, per esempio, arriva a Firenze a presentare Stop Making Sense, il documentario sui Talking Heads, e dice: "Ma questa città mi affascina molto", e ci sta 4 mesi, e si veste con i stilisti fiorentini, frequenta i club fiorentini. Quindi, come dire, noi vivevamo questo mondo molto, in cui la gente veniva e non capiva che stava succedendo. E insomma, poi, come dire, con gli anni, con la fine di questo decennio, tutto poi è rientrato, ma anche ancora oggi a Firenze ci sono tantissime cose. C'è fermento, sì. In Felici e Maledetti si parla molto di moda, di fashion e in particolare di alcuni gruppi che hanno fatto tendenza in questo settore. Io volevo sapere che fine ha fatto Baby Jane. Baby Jane è proprio appunto il titolo del mio libro, ed è la scelta di questo di parlare di loro, era perché è un gruppo veramente ai margini. Era un gruppo che mi ha sempre affascinato. Mi ha affascinato allora, mi ha affascinato dopo e mi ha affascinato ancora di più quando l'ho scritto il libro. Perché era questo collettivo anni 80 che facevano moda, e quindi si rifacevano un po' a tutto quello stilismo inglese estremamente perverso, estremamente estremo, come l'High Bowery, dove trionfava il trash. Loro mischiavano tutto, mischiavano cultura anni 70, cultura anni 80, elettronica, etnica, fumetti, cinema hollywoodiano, insomma, erano veramente dei grandi citazionisti. Sono durati 5 anni, 4-5 anni, e facevano questa fanzine che si chiama La Voce del Bopere, che era una fanzine fotocopiata in bianco e nero, quindi estremamente povera, ma molto seguita e molto letta da tutto l'off fiorentino. Più facevano queste feste estremamente forti, e io mi ricordo una dedicata a Satyricon, con la discoteca piena di carne vera, che avevano saccheggiato un macellaio, non so di dove, e tra l'altro avevano riempito il soffitto del locale con 400 gambe di gallina, dove la gente ballava e la gente toccava, queste zampe toccavano la testa. Questo era un po', era loro, cioè la loro, avevano una grande forza addosso. A un certo punto, poi, dopo 4-5 anni, loro hanno fatto Pitti Trend, hanno fatto Sì. tantissime sfilate, non solo in Italia, ma anche a Barcellona, a Vienna, a Monaco di Baviera. Erano molto amati dai buyers e dagli stilisti inglesi. Poi si facevano un po' a questa corrente inglese ti dicevo prima. E a un certo punto loro hanno detto: "Basta, chiuso, abbiamo detto tutto, quindi non vogliamo ripeterci, la missione è finita." E quindi si sono sciolti, questo 88-89. E oggi i Baby Jane sono sparsi per il mondo, sono sparsi, purtroppo molti non ci sono più, perché in quel periodo c'era l'HIV, c'era l'AIDS, e quindi molti sono andati via con questa orrenda malattia. E uno abita a New York adesso, gestisce Banana Republic, questo marchio abbastanza importante per i grandi magazzini che è disseminato negli Stati Uniti, e alcuni abitano a Parigi, alcuni abitano a Berlino e alcuni stanno a Firenze. Alessandrino Gaggio, che è quello più giovane, quello forse più, secondo me, più rappresentativo del gruppo, fa questi disegni accessori molto inquietanti, molto negazionisti, molto macabri, che piacciono molto al mercato giapponese. Tu invece sei uno di quelli che è rimasto a Firenze. Sei scrittore, giornalista, organizzatore di eventi, direttore di vari festival musicali, direttore del Queer Festival. Come è influito questo periodo folle degli anni Ottanta nelle tue scelte successive? Ma devo dire la verità, dal 96 al 2000 mi sono spostato a Milano, perché ho lavorato con l'articolo 31 per 4 anni, e quindi ho vissuto 4 anni a Milano. Però fondamentalmente sono sempre a Firenze, tornavo. Io sono molto legato a Firenze perché è una città in cui mi muovo bene, mi trovo bene, mi sento bene. E quindi ho sempre investito su questa città. E anche se poi gli anni 80 sono finiti, ho poi continuato a fare le cose, ho continuato.
Mi sono occupato sempre di musica, di festival, di comunicazione, come sai, insegno da diverso tempo e tu ne sai qualcosa. E da 10 anni dirigo il Florence Queer Festival, e questo festival è dedicato alle tematiche gay, art, lesbico e transgender su teatro, musica e cinema. E faccio parte di Toscana Musiche, che è una realtà di 8 festival toscani di musica extraculta. Quindi io sono rimasto a Firenze, però muovendomi continuamente, insomma, poi Firenze è un po' il riferimento, poi ti muovi, insomma, ecco. E devo dire che tutti quelli che mi dicono, ma stavi meglio negli anni... Io francamente sto bene anche adesso, sto bene, insomma. Come dire, non è che negli anni 80, negli anni 80 forse mi stressavo di più e dormivo di meno. Oggi mi stresso un po' di meno e dormo Dormi un un po' po' di di più, più, ecco. che ci sta. Diciamoglielo a chi poi guarderà questo video, che io in parte devo la mia professione ai tuoi insegnamenti. Devo dire che io Firenze è una città che adoro, insomma, è una città molto difficile, la città in questo momento anche politicamente. Non entro in questo ginepraio perché insomma è un discorso molto lungo. Si potrebbe investire di più, si potrebbe investire su questa città, si potrebbe investire più sulle energie creative giovani, e purtroppo si investe soltanto sulle cose tradizionali. E, per esempio, non so, gli anni 80 tutti parlano degli anni 80 tranne che a Firenze. Cioè Firenze sugli anni 80 ha fatto pochissimo. Zurigo sta facendo una mostra sugli anni 80 in Europa nel 2015, a Barcellona stanno facendo un grande archivio sugli anni 80 europei, a Firenze nessuno se ne ricorda, è un po' la città che, insomma, che lancia le cose e poi le mette nel dimenticatoio. È un po' una città museo, Firenze, no? Una città museo e resterà una città museo. E quindi poco spazio al contemporaneo. Infatti non c'è a Firenze, come tu ben sai, non c'è un museo d'arte contemporanea. C'è a Prato, però non c'è a Firenze, quindi sul contemporaneo si investe sempre poco. Ma perché Firenze, secondo te, ha un po' rinnegato quel periodo o semplicemente non riesce più ad essere all'altezza? Ma non è che l'ha rinnegato, che Firenze appunto c'ha i suoi musei e vive con i suoi musei, e quindi è anche. Gli enti locali, le istituzioni non hanno mai spinto l'acceleratore sul trend giovanile, insomma, che insomma, negli anni Certo. 80, secondo il Sole 24 Ore, il 60% del fatturato nazionale delle etichette indipendenti era a Firenze, si faceva il 60%, quindi come anche sul clubbing, come anche su tantissimi altri settori. Come dire, Firenze negli anni 80 era un luogo di turismo culturale, no? La gente veniva a passarci gli weekend perché andava al Tenax, al Manila, alle feste di Baby Jane, alle feste delle Tokyo Production. Era un po' una meta culturale per i giovani, no? E quindi i giovani venivano, stavano negli alberghi, stavano nei ristoranti, sfruttavano le Le strutture, opportunità. no? E non si capisce come mai sui giovani non si punta mai. Non si capisce mai in nessun posto avviene questo. Va bene, Bruno, io ti ringrazio per la disponibilità e per questa bellissima intervista. Spero ci saranno in futuro molte altre occasioni. No, grazie a te e a Grazie. presto. Ciao. Grazie.